Pensi che devo tenere. Passare questo uomo, ci siamo staccati, ma si è riscaldato. Fa un rumore pazzesco. Quando è vuota la sala, è ancora sul fuoco. Quasi a livello quasi a livello di bassista. Quando c'è tanta gente non c'è. C'è qualche microfono aperto. Buongiorno e benvenuti alla presentazione del rapporto di valutazione di impatto sanitario per gli scenari produttivi dell'acciaieria di Taranto che l'OMS ha condotto aderendo a una precisa richiesta della Regione Puglia in virtù dell'interesse internazionale che il caso Taranto merita e nell'ambito di un percorso di collaborazione che la Regione ha avviato ormai da ben 5 anni con l'adesione al network OMS delle Regioni e alle iniziative sull'inquinamento atmosferico promosse dalla sede centrale di Ginevra. Sede centrale che ha seguito da vicino i passi della Regione Puglia nella definizione delle proposte dei piani di decarbonizzazione. In apertura di questo incontro è importante sottolineare che questa presentazione coincide con la preliminare disponibilità della versione in lingua italiana del rapporto OMS per Taranto e si tratta formalmente di un'anteprima, giacché la pubblicazione ufficiale del rapporto in lingua inglese, lingua ufficiale dell'OMS, ultimato alla fine della scorsa estate con le inevitabili difficoltà poste da questi 2 anni di pandemia, avverrà solo nell'arco del prossimo mese. È fatto di rilievo che l'OMS dedichi a Taranto una sua pubblicazione ufficiale, che rientrerà quindi a pieno titolo nel novero del catalogo dei report e monografie di quella che è e rimane la più autorevole istituzione scientifico-sanitaria a livello internazionale.
Merito della Regione Puglia e del Presidente Michele Emiliano è di aver cercato e trovato un'intesa con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, aprendosi a un approccio scientifico, evidence-based, basato cioè sulle evidenze, sui temi ambiente e salute, testimoniato dalla sua vicinanza a noi ricercatori, con cui ha condiviso anche pubblicazioni scientifiche, e dal lavoro svolto come relatore del Comitato Europeo delle Regioni a Bruxelles sulla direttiva per la strategia UE di lungo termine per la riduzione delle emissioni su cui si fonda il Green Deal europeo. Certamente la collaborazione tra l'OMS e le articolazioni della Regione Puglia potrà avere ricadute positive sul rafforzamento della dimensione internazionale delle qualificate competenze già presenti a livello regionale, per giungere a delle evidenze scientifiche conclusive sull'attuale stato di salute della popolazione tarantina, aprendo la strada per migliori scenari futuri, fondati sulla sostenibilità delle scelte economiche e produttive, come ci spiegherà il Presidente Emiliano, a cui lascio la parola. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Ovviamente per me è un grande giorno, nel senso che purtroppo o per fortuna questo è un paese dove alle volte è difficile persino essere d'accordo su dati inoppugnabili, reiteratamente accertati nella stessa direzione, e quindi è evidente che è necessaria una grande caparbietà e anche una grande serenità per fare in modo che gli elementi di verità sulla base dei quali poi il decisore politico, che in questo caso è il governo nazionale, poi deve adottare sotto la propria responsabilità i provvedimenti, che le norme, il buon senso, i principi europei, la Costituzione della Repubblica rendono cogenti, obbligatori, perché stiamo parlando di diritto alla salute. E quindi voglio innanzitutto ringraziare Francesca Racioppi, Marco Martuzzi del OMS, Centro Europeo Ambiente e Salute. Volevo ovviamente ringraziare anche Piedad Martín Olmedo della Scuola Andalusa di Sanità Pubblica, Andrea Ranzi dell'ARPA Emilia Romagna, Joseph Spataro del Centro Basco per i Cambiamenti Climatici in Spagna, in realtà se è un centro basco è in Euskadia, Chris Portier, già direttore del ATSDR degli Stati Uniti d'America, e Neil Peirce della London School of Hygiene e Tropical Medicine del Regno Unito, che sono gli autori del rapporto che in via di pubblicazione. Si tratta oggi di un privilegio particolare che abbiamo di poter presentare un'anteprima del rapporto in lingua italiana, che poi verrà tra qualche settimana presentato formalmente in lingua inglese, anche perché abbiamo sentito la necessità di chiarire, ecco, anche rapidamente una serie di tentativi che sono stati fatti da taluni di mettere in discussione, diciamo così, i processi di valutazione di danno sanitario che la Regione Puglia ha sempre avanzato in questi anni, ha sempre portato avanti. Lo ha fatto sulla base di una legge molto importante che la Regione Puglia ha approvato. Devo dire che i risultati delle valutazioni di danno sanitario della Regione Puglia sostanzialmente si sono inseriti in modo non contraddittorio rispetto agli assunti delle varie perizie, anche di natura giudiziaria, sulla base delle quali è fondata una sentenza pesantissima di condanna di chi faceva funzionare questi impianti senza, diciamo così, adeguata cautela nei confronti della salute. Quindi, per chiudere, è vero, abbiamo avuto bisogno di chiedere all'Organizzazione Mondiale della Sanità se quello che stavamo facendo era corretto oppure no. Qualcuno si potrà chiedere, ma non è sufficiente diciamo così l'organizzazione nazionale per capire esattamente qual è il margine del problema dell'ILVA, e se è vero che questo impianto uccide più
persone, diciamo così, senza motivo, si aggiunge un carico di mortalità così pesante nell'area industriale, nell'area urbana e nel contesto dove questi eventi stanno accadendo. Però anche quando sei molto sicuro del fatto suo, sentire un parere così autorevole come quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per noi è stato quasi una necessità, perché è evidente che se esiste veramente una sensazione molto fastidiosa, almeno per me che sono il presidente di questa regione, è da un lato quello di essere stato totalmente espropriato per legge, perché questo è uno stabilimento che a causa della sua funzione strategica per l'economia nazionale è diverso da tutti gli altri stabilimenti industriali della regione Puglia, e quindi noi non abbiamo più nessun potere di controllo industriale o ambientale dentro la fabbrica. E dall'altro anche il dramma che viviamo di parlare di questi argomenti, di presentare dati, tutti, devo dire, con grande pacatezza. Nessuno di noi utilizza la voce alta per farsi ascoltare. Noi siamo ancora convinti che ripetere le cose col giusto tono istituzionale, serio, basato sui dati, sia la maniera migliore per farsi ascoltare. E quindi devo veramente ringraziare l'OMS per aver accettato di collaborare con noi. Devo ringraziare ovviamente Prisco Piscitelli per tutto quello che ha fatto in questi anni per favorire le relazioni tra la Puglia e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non sospettavamo, quando abbiamo cominciato, che avremmo vissuto un'avventura così incredibile, quasi un film come quella della pandemia. Voglio solo dirvi che così è una soddisfazione che voglio dare anche a voi, perché così potrete parlarne ai vostri partner internazionali. La Puglia, nel suo piccolo, pur essendo una regione con una struttura sanitaria che è diseguale rispetto a quella di regioni del nord dell'Italia con analogo a popolazione, sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista del personale, è la prima regione italiana nell'attività vaccinale. Abbiamo vaccinato più di chiunque altro, nonostante abbiamo 40.000 dipendenti in meno rispetto all'Emilia Romagna, che è una regione simile alla nostra, come potrà confermare Andrea Ranzi, e addirittura nella vaccinazione dei bambini stiamo sfiorando ormai il 40-45%, e siamo di gran lunga la prima regione, non solo italiana ma anche europea, nella vaccinazione dei bambini da 5 a 11 anni. Quindi vogliamo dire, quando qualcuno ci chiederà se ci interessiamo solo dell'ILVA o di qualunque cosa che ha a che fare con la salute delle persone, ecco, io credo di poter dire che noi ci occupiamo di qualunque cosa abbia a che fare con il diritto alla salute delle persone, anche della situazione industriale. E quindi chiudo ringraziando soprattutto per quello che ancora riusciremo a fare in futuro, perché io non voglio interrompere la collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Voglio organizzare, se possibile, un lavoro di monitoraggio permanente, anche perché ci rendiamo conto che quando il clamore dei processi, che ripeto sono processi che si sono conclusi con pene pesantissime, si abbassa, c'è qualcuno che tenta di dire che poi in realtà non è così dannoso come sembrava questo stabilimento. E quindi a noi serve continuare questo monitoraggio, consentendo all'opinione pubblica, alle associazioni, al Consiglio dell'Ordine dei Medici, saluto il dottor Nume, all'Istituto Superiore di Sanità, che saluto il dottor Rossi, dico in generale, io mi auguro che la sorveglianza di salute, che non deve servire solo a fare i processi, io ho fatto processi sempre nella mia vita, prima di fare il politico, ma i processi normalmente non risolvono i problemi.
evidenziano le responsabilità, ma è una magra soddisfazione alle volte. Quello che invece è molto rilevante è imparare dalle esperienze e trovare la maniera di evitare che gli eventi negativi si ripetano. Questo è il nostro scopo e devo dire che da questo punto di vista si è costituita, anche grazie all'approccio pacato che utilizziamo, si è costituita una forte opinione pubblica a favore del processo cosiddetto di decarbonizzazione, che ha fatto annunciare al presidente della fabbrica del Consiglio di Amministrazione, Franco Bernabé, che ormai si tratta di una fabbrica pubblica dello Stato, ha fatto annunciare l'apertura e il completamento del processo di decarbonizzazione della fabbrica nei prossimi 10 anni. È ovviamente un'operazione complessa, c'è addirittura qualcuno che dice che questo obiettivo della decarbonizzazione della fabbrica nei 10 anni sia troppo ottimistico. Noi pensiamo invece che bisognerebbe ancora più accelerare, ovviamente ammesso e non concesso che questa fabbrica debba continuare a funzionare, perché questo poi è un elemento sul quale deve decidere il governo. Se credo che per la stragrande maggioranza dei tarantini, come ho più volte detto, se quella fabbrica non ci fosse mai stata, sarebbe stata per noi una grande fortuna, perché la bellezza dei luoghi che sono stati sconvolti dalla presenza di una fabbrica che è grande quasi quanto la città di Taranto, forse anche di più, questo sconvolgimento non ha portato nessuna particolare ricchezza alla nostra terra, ma solo tantissimi lutti, tantissime difficoltà, e ci ha impedito, diciamo, di poter far sviluppare anche Taranto, come è successo a tutto il resto della Puglia, sotto diversi aspetti turistici, tecnologici, industriali. Va bene, chiudo e veramente grazie a tutti. Grazie Presidente, e passerei immediatamente la parola alla dottoressa Francesca Racioppi, che è la direttrice del Centro Europeo per l'Ambiente e la Salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, con sede a Bonn, e che solo 4 mesi fa ha presentato dinanzi alla Commissione Europea le nuove linee guida OMS sulla qualità dell'aria, che come tutti sappiamo contiene un taglio importante per i principali inquinanti atmosferici. E a lei la parola, dottoressa Racioppi. Grazie, buongiorno dottor Piscitelli, buongiorno Presidente, e grazie all'Ordine dei Medici e al Ministero della Salute, al dottor Rossi, per essere intervenuti oggi. È un piacere, un onore per l'Organizzazione Mondiale della Sanità avere oggi la possibilità di presentarvi in anteprima i risultati dello studio che abbiamo condotto per su commissione della Regione Puglia. Se posso avere per cortesia le slide, se la regia può iniziare a mandare le slide, per favore. Grazie, la prossima. Benissimo, la prossima, grazie. Ecco, innanzitutto consentitemi di introdurre il gruppo di lavoro. Grazie Presidente Emiliano per aver riconosciuto e ringraziato il team. Si è trattato di un gruppo internazionale coordinato dall'OMS, in particolare il dottor Marco Martuzzi, che a quei tempi, durante la conduzione dello studio, era un nostro staff member, mio collega al Centro Europeo Ambiente e Salute di Seoul, e che ha recentemente intrapreso una nuova carriera come direttore per Ambiente e Salute all'Istituto Superiore di Sanità. Quindi ringrazio il dottor Martuzzi per aver partecipato, per partecipare oggi a questo evento, indossando il suo cappello precedente nella sua capacità di uno dei coordinatori dello studio. Abbiamo messo insieme un team internazionale di professionisti ben conosciuti in questo campo: la professoressa Piedad Martino Olmedo, il dottor Andrea Ranzi, uno dei nostri esperti italiani, il professor Joseph Spadaro, che è un esperto di modellistica e di economia, soprattutto in relazione all'inquinamento atmosferico e ai cambiamenti climatici, e poi siamo stati coadiuvati da due figure di grande rilievo internazionale, il dottor Chris Portier e Neil Pierce, entrambi importanti esperti a livello internazionale. La prossima slide, per favore.
Non posso iniziare questa presentazione senza iniziare con dei ringraziamenti che sono assolutamente dovuti. Questo rapporto non sarebbe stato possibile, noi abbiamo avuto accesso chiaramente a tutta la letteratura cosiddetta peer-reviewed, quindi quella pubblicata, rivista scientificamente, ma non avremmo potuto fare questo lavoro se non ci fosse stato un coordinamento ed un supporto importante da parte dell'ARPA Puglia, dell'Ares, l'azienda sanitaria locale di Taranto e l'Ordine dei Medici, perché si sono mobilitati per renderci disponibili studi, rapporti, database e quant'altro che abbiamo potuto utilizzare nella stesura del rapporto. E ringrazio anche la Regione Puglia per la fiducia che ha dato all'OMS nel coordinare questo lavoro, affidarci questo incarico e anche supportarlo da un punto di vista finanziario. La prossima slide, per favore. Allora, questo progetto nasce nel 2019 ed è un progetto che aveva quattro obiettivi principali. Il primo è legato all'esame e alla valutazione delle evidenze disponibili sulla salute e sui determinanti sanitari in funzione di due aspetti. Il primo, le attività dello stabilimento ex Ilva, che è chiaramente un importante attore, un'importante presenza sul territorio, ma, e questo è l'elemento importante e direi per noi particolarmente interessante, è l'ambizione di guardare anche al piano strategico Taranto Futuro Prossimo. E questo, devo dire, dal punto di vista dell'OMS è un, direi, musica per le nostre orecchie, si direbbe, perché è importante osservare l'impegno politico di una regione, di un attore, nei confronti dei propri piani e delle proprie ambizioni di sviluppo futuro, il desiderio di guardare a quelli che potrebbero essere gli impatti sanitari con l'intento di minimizzarli e possibilmente di promuovere la salute, è sicuramente una dimensione importante. Abbiamo cercato di valutare gli impatti sulla salute più significativi, laddove possibile utilizzando approcci quantitativi, dove non possibile qualitativi, e abbiamo cercato anche di individuare i percorsi eventuali e futuri, non perché come in un'ottica di benaltrismo o di dire c'è bisogno di più ricerca, ma perché individuiamo la necessità di far parlare e coordinare dati e studi in maniera più completa, in modo da poter sviluppare una visione d'insieme più accurata. La prossima slide, per cortesia. L'approccio metodologico di cui noi ci siamo avvalsi, ve l'ho spiegato poco fa, è una combinazione di una revisione di studi pubblicati nella letteratura scientifica internazionale e l'acquisizione di studi, rapporti e datasets originali. In particolare ci siamo avvalsi della valutazione del danno sanitario, che è stata condotta da ARPA, Ares e ASL Taranto nella versione del 2018, del progetto Sentieri, che è uno dei progetti più importanti e storici, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità sulla sorveglianza epidemiologica permanente dei siti di interesse nazionale, e il piano strategico, come vi ho detto, di sviluppo e valorizzazione di area di Taranto. La prossima slide, per cortesia. E con questo passo la parola a Marco, al dottor Martuzzi, con cui questa presentazione viene condivisa. Marco, grazie. Grazie Francesca, buongiorno anche da parte mia, saluto il Presidente Emiliano e gli altri intervenuti, ringraziando a mia volta per l'invito. Parlo da Roma, dall'Istituto Superiore di Sanità, dove sono il direttore del Dipartimento Ambiente e Salute, ma come ha detto la dottoressa Raccioppi, mi riferisco al mio precedente ruolo in OMS, dove ho co-coordinato questo progetto, prima dall'ufficio di Bonn e poi dall'ufficio di Seul. Quindi veniamo a qualche dettaglio dello studio, che copre naturalmente i tre comuni del SIN tarantino, i comuni di Taranto, Statte e Massafra, per i quali abbiamo raccolto i dati, non raccolto, abbiamo ottenuto dalle agenzie pugliesi
tutti i dati di cui parliamo oggi. Prossima, per favore. La metodologia utilizzata per la valutazione di impatto sanitario delle emissioni in aria dell'impianto siderurgico di cui parleremo oggi in particolare, è una metodologia molto ben consolidata, è applicata a livello internazionale, a questo punto un'infinità di valutazioni, applicazioni e studi. Si parte dai dati di emissioni in aria dell'impianto, dai quali si derivano le concentrazioni in atmosfera. Questo si applicano dei modelli di dispersione, si tiene conto della meteorologia, si calibra il tutto con le misurazioni effettuate in realtà. Da questa, diciamo, mappa di concentrazione si passa a valutare l'esposizione della popolazione, considerando dove la popolazione vive, quindi considerando la distribuzione e densità di popolazione nei tre comuni, e da questa informazione sull'esposizione umana si passa al calcolo degli impatti sanitari. E si usa anche qui una metodologia che si basa su evidenze sugli effetti sulla salute degli inquinanti, evidenze molto solide, molto ben consolidate, che sono alla base delle linee guida dell'OMS. E insomma, in campo ambiente e salute, gli effetti dell'inquinamento dell'aria direi che sono quelli per i quali sappiamo di più e abbiamo le informazioni più accurate e attendibili. Unita questa informazione sulle evidenze alla frequenza degli esiti sanitari considerati, in particolare la mortalità sul territorio, si derivano le stime quantitative degli impatti delle emissioni. Nel nostro progetto abbiamo aggiunto, oltre al calcolo dell'impatto sanitario, anche una valutazione dei costi economici associati. Anche questa è una disciplina abbastanza consolidata, un po' più innovativa, infatti ci risultava che non fosse stata applicata ancora a Taranto, ma comunque abbiamo fatto questo passo in più, in particolare grazie alla partecipazione del dottor Spadaro, come abbiamo detto, uno degli esperti più noti di questo approccio. Prossima slide, per favore. Questo è un esempio appunto citavo le mappe di dispersione degli inquinanti. Abbiamo considerato tre scenari di emissioni di PM2.5, il particolato fine, con particelle inferiori ai 2 micron e mezzo, è l'indicatore più utile, più affidabile per calcolare gli impatti sanitari. I suoi effetti sono assolutamente noti e consolidati. E abbiamo considerato i tre scenari di emissioni partendo dal 2010, lo scenario pre-AIA, l'AIA del 2012, che tiene conto di 180 e più sorgenti dell'impianto, che risulta in aggiunta alle concentrazioni di quasi 2 microgrammi al metro cubo di PM2.5. I due scenari successivi sono di miglioramento con l'implementazione dell'AIA del 2012, con una limitazione di produzione a 8 milioni di tonnellate, il contributo scende di un terzo, diventa 1.3, e nello scenario 2015, cioè che la situazione reale sul campo delle concentrazioni, scende a un contributo di 0,44 microgrammi al metro cubo di PM2.5. Questo si vede nelle mappe a sinistra, come queste emissioni si distribuiscono sul territorio, generando degli aumenti di concentrazioni rappresentati. E lì si vede, per la verità, sono mappe del PM10, cioè particelle un po' più grosse, che in quegli anni venivano usate per calcolare il PM2.5 con delle conversioni, mentre più recentemente si lavora direttamente col PM2.5, ma il concetto è assolutamente lo stesso. Prossima, per favore. Quelle mappe di concentrazioni si sovrappongono, per così dire,
come dicevo, alle mappe di popolazione, insomma, alla densità di popolazione, e si ottengono con dei passaggi tutto sommato abbastanza semplici, perché gli effetti sulla salute sono lineari in funzione delle concentrazioni. Si ottengono le stime del numero di decessi, in questo caso, morti premature per anno, e si considerano, come sempre si fa in questi casi, le cause non accidentali riferiti alla popolazione adulta oltre 30 anni di età. Vedete, qui ci sono i dati per i tre scenari e per i tre comuni, sia i tre comuni separati che combinati nell'ultimo blocco in basso della tabella. E le cifre, come vedete, sono molto determinate dal fatto che la popolazione di Taranto di gran lunga è maggiore degli altri due comuni. Comunque, guardando ai dati combinati, vediamo, per dare un esempio, che combinando i due sessi per tutti e tre i comuni, nello scenario anteriore al 2000, del 2010, anteriore all'AIA, 27 morti premature sono attribuibili alle emissioni di quel tempo. Nello scenario 2012 sono 17, e nello scenario 2015 sono 5. Faccio anche notare che ognuna di queste cifre è corredata da un intervallo di confidenza al 95%, che riflette la variabilità associata a tutta questa stima. Quindi è importante non dimenticare che comunque queste cifre viaggiano all'interno di intervalli abbastanza, insomma, significativi, i cui estremi vanno comunque tenuti in considerazione. Prossima, per favore. Come dicevo, queste cifre sono diciamo un po' il risultato principale, ma abbiamo associato come ulteriore passo una valutazione dei costi economici associati. Qui ho l'esempio appunto dei dati appena mostrati nella tabella precedente di mortalità, per le quali si associa un valore di costo economico legato alla cosiddetta willingness to pay. Sono dati che vengono da ricerche e sondaggi che valutano il valore monetario che viene associato attraverso una serie di questionari, essenzialmente sondaggi, al costo di questi impatti economici. Per la mortalità, questa stima risulta, nello scenario pre-AIA, 85 milioni di euro all'anno sempre, che scendono ovviamente col diminuire dell'impatto, rispettivamente a 53 milioni e 15 milioni di euro. Anche qui vedete la linea verticale indica un intervallo di confidenza abbastanza ampio, di cui tenere conto. Stessa cosa fatta per, in questo caso, un esempio di ricoveri ospedalieri per cause cardiocircolatorie. Questi sono invece proprio costi di gestione, di spesa per il trattamento del servizio sanitario, essenzialmente. Questi sono espressi in euro, non in milioni di euro, e partono da 30.000 nello scenario pre-AIA fino a 5.000 nello scenario post-AIA. Prossima, per favore. Importante, molto, un punto molto importante è sottolineare che questo studio, così come tanti altri, ha questo focus molto forte sulla valutazione degli impatti in aria, delle emissioni in aria, cioè si considera per lo più la via di esposizione inalatoria. Insomma, gli studi che si usano per stimare questi impatti sono studi che considerano la via espositiva inalatoria in ambiente outdoor. E senz'altro è l'aspetto più importante, uno degli aspetti più importanti, ma si tende un po' a non a dimenticare, ma a ignorare un po' altre possibili vie di espositive degli stessi inquinanti, sempre emessi in aria, ma poi con ricadute
al suolo o sulle acque di superficie. Quindi c'è tutta una serie di altre possibili vie di esposizione e alla fine danno sanitario che in parte non è che siano ignorati, ci sono studi che le affrontano, ma non si prestano per nulla, direi, ad essere trattate con lo stesso livello di dettaglio, di quantificazione così accurata. E in un certo senso, siccome alla fine ci si concentra molto su queste cifre che vengono prodotte, si tendono un po' a trascurare, in un certo senso. Ed è molto importante dal nostro punto di vista, visto che abbiamo in mente un modello di salute ampio e comprensivo, non trascurarle, e cioè cercare di tenere a mente, quantomeno e sperabilmente poi quantificare, modellare, anche queste altre vie espositive. E su questo aspetto di appunto mettere queste cifre che abbiamo prodotto in un contesto più ampio, penso che sia importante sottolinearlo il più possibile, e ridarei la parola alla dottoressa Racioppi. Grazie. Grazie, dottor Martuzzi. E se possiamo avere la prossima slide. Ecco, desidero ringraziare il dottor Martuzzi perché ha già sintetizzato quelle che sono alla fine le conclusioni principali dello studio. Una cosa importante che ho dimenticato di dire nella mia introduzione è che purtroppo abbiamo sofferto nel corso dello studio a causa degli effetti della pandemia. Questo ha comportato delle limitazioni rispetto al lavoro che avevamo in animo di condurre, soprattutto perché ha reso impossibile l'interazione sul campo sia con gli esperti sia con come dire, l'acquisizione, diciamo, di una conoscenza di prima mano della situazione, e quindi lo scambio che avrebbe potuto arricchire ulteriormente questo studio. Quindi dobbiamo accettare che ci sono delle limitazioni, in parte dovute alla capacità di esaminare e di mettere a sistema i dati, in parte dovuti anche alla situazione che si è venuta a creare. Ma per concludere, possiamo concludere dicendo che certamente l'impianto dell'ex Silva ha avuto un impatto considerevole, che però, come Marco ha appena illustrato, non è stato possibile ancora caratterizzare in maniera completa, soprattutto per vie di esposizione diverse da quella attraverso l'inquinamento atmosferico. La seconda conclusione è che abbiamo riconfermato che le emissioni dell'impianto, usando come indicatore il particolato, sono associate a degli eccessi di mortalità e ad altri effetti per la salute, che hanno dei costi che sono stati quantificati attraverso questo studio, nuovamente fornendo una visione non completa dell'insieme degli effetti. E appunto applicando questa alla metodologia che noi abbiamo utilizzato nello studio, siamo approdati a risultati che sono fondamentalmente concordi con quelli che sono già stati riportati dalle istituzioni nella regione Puglia. La prossima slide, per favore. Le limitazioni, diciamo, di questo progetto ci sono chiaramente, perché i dati che noi abbiamo potuto esaminare, ancorché ampi, ancorché riferentesi anche ad aspetti sulla salute dei bambini o su altre matrici, non erano però, non è stato possibile in qualche modo metterli a sistema. Vi ho detto all'inizio, è come avere tanti pezzi di un puzzle che però dobbiamo, in cui ci mancano alcuni tasselli per poter completare la figura. Quindi non abbiamo potuto stimare in questo studio gli impatti sulla salute meno gravi della mortalità o che riguardano i bambini in un'ottica ampia. Ripeto, non è perché questi studi non esistano, non siano stati fatti, ma perché metterli a sistema per produrre delle stime integrate non è stato possibile. E quindi anche, come abbiamo detto, non è stato possibile valutare delle vie di esposizione
aggiuntive a quelle attraverso l'esposizione all'inquinamento atmosferico, ma è stato anche difficile quantificare gli impatti del piano, diciamo, più strategico, per esempio come queste variazioni nelle emissioni dell'impianto vanno a interagire, per esempio, con delle altre politiche che sono pure importanti da un punto di vista della salute pubblica, come per esempio le politiche della gestione dei rifiuti, le politiche che si riferiscono allo sviluppo dell'ambiente urbano, perché non dimentichiamo che se da un lato ci sono dei rischi che hanno un impatto negativo sulla salute, dall'altro ci sono politiche virtuose che la salute possono promuovere, e quindi è molto importante nella valutazione strategica, nelle valutazioni strategiche che verranno, prendere in considerazione queste opportunità, quindi anche la possibilità di costruire e migliorare la salute attraverso gli investimenti che si rivolgono alla sostenibilità. La prossima slide, per cortesia. Come ambiti futuri di sviluppo, ecco, mi piace concludere con un grande classico. La figura che vedete qui è di una pubblicazione antica che è, come si dice, pane e burro di ogni epidemiologo ambientale. Ci rapporta a come le azioni che noi compiamo a livello locale hanno in realtà un legame non così distante con ciò che avviene nell'ambiente più ampio, ma anche da un punto di vista socio-economico. Quindi questa rappresentazione dei determinanti sociali della salute e del benessere è un po' per noi una bussola nel determinare l'ambizione del lavoro presente e futuro per ciò che riguarda le valutazioni degli impatti sanitari. E quindi le linee di lavoro che abbiamo individuato e che proponiamo all'attenzione della Regione vanno appunto nella direzione, per esempio, di condurre delle valutazioni di impatto sanitarie ampie dei progetti futuri di sviluppo sia a livello regionale sia ovviamente a livello industriale, cercando di completare quanto più possibile il puzzle a cui ho alluso. Può anche essere utile mettere appunto a sistema e valutare gli studi che sono attualmente disponibili sugli impatti non mortali e nella popolazione, per esempio, dei bambini, e anche le esposizioni attraverso la catena alimentare e la contaminazione dell'acqua, come abbiamo già detto. E di nuovo, non nello spirito di dire c'è bisogno di più ricerca, no, abbiamo sufficiente informazione per agire, ma piuttosto nello spirito di superare delle difficoltà metodologiche che attualmente esistono per fornire una valutazione più completa da un punto di vista quantitativo. Faccio un esempio: l'effetto che per i bambini può avere la possibilità di avere di frequentare la scuola in maniera continuativa e quali sono gli effetti eventuali sull'apprendimento. Ecco, questi sono degli ambiti metodologicamente ancora oggetto di indagine, quindi non è facile. Eppure questi sono gli effetti sull'apprendimento, rientrano fra i grandi determinanti eventualmente dello sviluppo e delle opportunità delle persone. E infine promuoviamo e ci facciamo promotori della partecipazione critica del settore sanitario e degli stakeholders nei processi di valutazione. Questo è un elemento estremamente importante delle valutazioni di impatto sanitario da un punto di vista metodologico, e di questo ci facciamo assolutamente promotori. Quindi speriamo di poter continuare, di vedere un forte contributo da parte del settore sanitario ai processi decisionali.
anche perché questo è pienamente nello spirito dello European Green Deal che è stato lanciato dall'Unione Europea, ma anche dello spirito dell'OMS negli investimenti adesso nel recupero e nei piani di i recovery funds, per esempio, nel post-Covid. Abbiamo una bellissima opportunità di fare gli investimenti giusti e una finestra per fare le scelte giuste un'occasione che non possiamo non cogliere. Con questo giungo al termine della nostra presentazione. Vi ringrazio per l'attenzione con cui ci avete seguito e anche per tutto il supporto che ci è stato dato nel corso dello studio. Grazie. Grazie a lei, dottoressa Racioppi, grazie al dottor Martuzzi, direttore del Dipartimento Ambiente dell'Istituto Superiore di Sanità, ed è bello vedere con la Regione Puglia e le sue articolazioni, Ares, ARPA, ASL, Dipartimento Ambiente, le istituzioni sanitarie qui presenti, oltre all'OMS, l'ISS, c'è anche il Ministero della Salute. E c'è qui il dottor Pasqualino Rossi, che è il direttore della prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero della Salute, che interverrà brevemente in rappresentanza del Direttore Generale della Prevenzione Gianni Rezza, e poi l'Ordine dei Medici, qui rappresentato dal Presidente, il Dottor Cosimo Numa, il Presidente dell'Ordine dei Medici di Taranto. Prego, Dottor Rossi. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, saluto il Presidente Mugliano, la dottoressa Cioppi, il dottor Martuzzi, l'Ordine dei Medici, per questa possibilità. Mi rifaccio alle parole che il Presidente ha detto all'inizio del suo intervento, in cui parlava di un grande giorno. Per noi è sempre un grande giorno quando vediamo che la salute si riappropria del ruolo che merita nei processi di valutazione ambientale. Noi ci stiamo battendo per questo, vogliamo che si superi quella visione ormai obsoleta dei problemi ambientali legati soltanto all'ambiente in quanto tale. Noi dobbiamo, il Covid ce l'ha insegnato, se mai fosse stato necessario, dobbiamo guardare ai problemi ambientali in un'ottica di salute umana. È per questo che la salute deve ritrovare la sua centralità, è per questo che mi riaggancio all'ultimo punto della presentazione dell'OMS, quando si dice che la partecipazione del settore sanitario e degli stakeholders è essenziale per sostenere l'inquadramento appropriato del dibattito, per sostenere il raggiungimento degli obiettivi ONU, dell'agenda ONU 2030, e l'agenda ONU 2030 ci invita all'integrazione delle conoscenze, all'integrazione delle valutazioni, all'integrazione dei dati. Soltanto integrando i dati ambientali con quelli sanitari noi possiamo fare delle politiche veramente sostenibili, con ormai l'ambiente che ricomprende e la salute ricomprendono quasi tutti i 17 goal dell'ONU e insieme agli obiettivi dell'OMS, insieme al Green Deal europeo. Penso che il Ministero della Salute sia in prima linea, anche perché, come sapete, ha parlato anche la dottoressa Racioppi di investimenti. Un investimento importante è stato fatto anche in tema salute e ambiente. Abbiamo dei fondi che dovranno essere virtuosamente spesi e virtuosamente utilizzati proprio per riportare la salute al centro della discussione politica, anche delle scelte politiche, perché qui non si parla soltanto di far rientrare la salute, gli aspetti sanitari nei processi di valutazione, ma qui si tratta proprio di far rientrare nella valutazione politica per adottare scelte che siano veramente sostenibili e scelte che evitino i danni che abbiamo cui oggi abbiamo appena accennato, ma che conosciamo bene, di derivazione ambientale. E per questo noi siamo in prima linea, siamo al fianco della Regione Puglia, con cui collaboriamo costantemente.
i rapporti con l'OMS, neanche a dirlo, sono sempre stati molto forti, adesso e con l'istituto ancora di più. Il fatto che adesso Marco abbia preso le redini di questo dipartimento importantissimo per noi è uno stimolo ulteriore a proseguire sulla strada di anche intravedere e intraprendere percorsi legislativi che consentano alla salute di riappropriarsi di un ruolo importante nell'ambito delle valutazioni ambientali e non secondario e marginale, come purtroppo è successo ormai da decenni all'indomani proprio del referendum del 91. Quindi noi ci siamo, il dottor Rezza mi ha pregato di sostituirlo, vi saluta, ma non è sorprendente che anche oggi sia stato colto da un impegno non previsto che gli ha impedito di partecipare a questa conferenza. Mi fermo qui e continuo ad augurarmi che questo sia solo il primo passo di un costante impegno delle istituzioni sanitarie e ambientali a favore della salute umana. Grazie a tutti. Grazie dottor Russi, ci sono quindi le premesse per il proseguimento di una proficua sinergia tra istituzioni. Dottor Numel, dottor Russi faceva riferimento all'importanza di una lettura sanitaria del dato ambientale e delle sue considerazioni, un indirizzo di saluto. Prego dottor Numel. Sì, grazie, buongiorno, ringrazio il presidente Emiliano per questo invito. Devo dire però, per la franchezza che mi contraddistingue e che contraddistingue sempre i cordialissimi rapporti che intrattengo proprio con il Presidente e con tutti, che siamo un po' disorientati dal fatto di aver ricevuto soltanto ieri sera diciamo un preliminare di questo studio al quale abbiamo dato la disponibilità già nel giugno 2019, sposando in pieno quella triade di outcome che il presidente stesso aveva dato come linee guida di questo studio, cioè disegnare degli tre possibili scenari futuri. Quindi non posso esprimere se non grande rispetto e grande ed un sentito ringraziamento per l'esposizione della dottoressa Racioppi, del dottor Martuzzi di questo studio, però capite bene che essendo anche noi in qualche maniera, ma molto più piccoli di loro, dei tecnici, avremmo dovuto poterci esprimere anche tecnicamente proprio su questi aspetti, e mi rendo anche conto tuttavia che l'emergenza pandemica ha davvero stravolto tanti processi, e quindi anche Presidente, questo probabilmente... Questa sì. Non è la presentazione del rapporto, è un'anteprima, cioè abbiamo cercato di mettervelo in mano il più velocemente possibile. Sì, il rapporto verrà presentato tra qualche settimana, né poteva essere mandato in via riservata perché, come lei sa, era facile che ci fossero fughe di notizie, anticipazioni che avrebbero pasticciato molto le cose. Quindi lei l'ho avuto nel minor tempo possibile. Anzi, ho preteso io di presentarlo anticipatamente proprio per consentire di darglielo il più velocemente possibile a lei e a tutti i cittadini, a tutti gli organismi che ne avevano diritto. Non poteva averlo prima, non era possibile. Io stesso l'ho avuto adesso. Ok? Grazie. Sì. Grazie, e però questo ci priva, tronca la nostra possibilità di esprimerci su questo rapporto in maniera un po' più tecnica, non so se si sente. Sul rapporto, cioè l'abbiamo presentato, poi lei avrà tutto il tempo che vuole per esprimersi nei prossimi giorni. Io stesso onestamente lo devo approfondire con i miei uffici, cioè... non riesco, cioè non è che oggi è il giorno della sentenza, oggi è il giorno dell'istruttoria, cioè oggi abbiamo presentato il rapporto, poi dopodiché ognuno di noi lo valuterà credo nei prossimi mesi. È appunto quello che stavo per dire, che nelle prossime settimane approfondiremo tutti gli aspetti molto stimolanti, devo dire, da quello che ho potuto molto velocemente leggere da questa prima stesura
da questa anteprima molto stimolanti, soprattutto per quanto riguarda, per esempio, ecco, gli aspetti non legati necessariamente all'inquinamento atmosferico, ma anche a quello del suolo, su cui molto spesso come ordine professionale siamo intervenuti. Ripeto, Grazie. devo ringraziare per questo, c'è qualche interferenza, devo ringraziare per questo invito, devo ringraziare per questa attenzione, devo necessariamente riservarmi di ecco, intervenire in maniera più articolata su questo studio che ritengo davvero pregevole, importante e un passo avanti, speriamo, nella risoluzione dei problemi. Grazie. Grazie, grazie infinite, dottor Nume. E ovviamente la dottoressa Raciopi faceva riferimento appunto a degli orizzonti di proseguimento, di collaborazione e di approfondimento che saranno sicuramente, tutti speriamo, resi più facilitati da maggiori facilità di collaborazioni e di spostamenti a mano che supereremo anche questa fase emergenziale. Non purtroppo programmata. E do quindi, se non ci sono domande, quindi pertanto possiamo ringraziare i relatori e la stampa che ci hanno seguito. Io darei la parola per delle considerazioni conclusive al Presidente Emiliano e ringraziando tutti per essere intervenuti. Grazie. No, nessuna Non scusate, conclusione. quindi è una conferenza stampa, cioè viene presentato a tutti il rapporto, diversamente da quello che è stato detto prima. Ci tenevo a sottolinearlo. Sì, allora, una conferenza stampa dove un'anteprima di presentazione della pubblicazione ufficiale che avverrà da parte dell'OMS nel corso delle prossime settimane e quindi diventerà un documento finalizzato e formale e la base per la prosecuzione di nuove indagini, collaborazioni e analisi di scenario. Vabbè, sinceramente non riesco proprio a capire, però è la prima presentazione ufficiale questa, in anteprima, cioè prima ancora della presentazione, proprio per evitare che ci fossero, diciamo, equivoci su chi aveva il rapporto e chi non l'aveva. Quindi l'abbiamo fatto proprio per evitare questo genere di problemi e l'abbiamo invitata perché la consideriamo il principale interlocutore alla presentazione, se no, altrimenti non avrebbe avuto senso la sua presenza. Quindi, se il problema era vedere il rapporto in via preliminare e riservata, questo non era previsto dalla procedura che abbiamo Certo, attuato. c'è una domanda e forse è arrivata in questo momento una domanda a cui possiamo porre il quesito alla dottoressa Raciopi e al Cioè, dottor Martuzzi. io stesso il rapporto l'ho avuto, diciamo, in vista di questa presentazione anticipata. Perfetto. Allora, c'è una domanda del Dicono del Sud per il Presidente Emiliano che dice recentemente la fabbrica ha chiesto sostanzialmente di rivedere al ribasso i dati relativi della V2S 2021. Qual è la sua posizione al riguardo? Parzialmente già espressa. Ovviamente la fabbrica, cioè ArcelorMittal, qualche giorno fa aveva sostanzialmente detto che c'era un errore nell'algoritmo dello studio di valutazione di danno sanitario della Regione Puglia. Ora è chiaro che chiunque può dire qualunque cosa gli passi per la testa. Dopodiché, noi abbiamo presentato questo rapporto, io non ho una posizione scientifica, è evidente. Tendo, come tutti, a guardare i dati e a valutare quello che sta accadendo. Ora, è chiaro che il soggetto che ha interesse a dimostrare che quello che fa lui non fa danno,
Il suo punto di vista è rispettabile, ma non credo che sia oggettivo, insomma, ecco, questo voglio dire. Possiamo girare anche la domanda al dottor Martuzzi, alla dottoressa Raciopi, se vogliono intervenire su questo. Ma io sinceramente, più che girare la domanda, perché qui entriamo in una dialettica sulla valutazione del rapporto, che onestamente non credo che sia neanche utile che venga affrontata dai redattori del rapporto stesso. Il rapporto ha una sua oggettività e quindi è di per sé una risposta alla domanda della quale che mi è stata posta. Io personalmente, dopo avere valutato quello che ha fatto la Regione Puglia nel suo complesso con tutte le sue agenzie, colgo l'occasione per ringraziare tutte le nostre agenzie e in particolare saluto Vito Bruno che non è potuto essere qui, se no ci sarebbe stato collegato anche lui, dell'ARPA. Dico solo che meno male che abbiamo avuto la possibilità di avere la presentazione di questo rapporto, così avremo ulteriori elementi per valutare se quello che ha detto la fabbrica è giusto o sbagliato. Io personalmente credo che sia sbagliato, cioè non credo che le valutazioni di danno sanitario della Regione Puglia e questa dell'OMS abbiano un algoritmo sbagliato, come si sostiene, però voglio dire, non è oggetto adesso di questa conferenza stampa la dialettica sempre possibile, sempre legittima. Ci sono altre domande per il dottor Martuzzi e la dottoressa Raciopi. Se la minore produzione d'acciaio quanto ha inciso sullo studio, sui risultati dello studio, e l'altra è se i risultati sono in linea con le altre realtà industriali e se è stato possibile stabilire un impatto economico complessivo. Dottor Martuzzi. Grazie per la domanda. Certamente, la produzione d'acciaio ha implicazioni, il volume della produzione ha implicazioni sulle emissioni, ma allo stesso modo anche gli accorgimenti, i miglioramenti tecnologici lo hanno. Quindi quello che conta sono le emissioni. E con quello la cosa, diciamo, che facilita è che c'è una proporzionalità diretta fra emissioni e quindi concentrazioni e impatti sulla salute. Valutazione complessiva dei costi economici. Direi di no, nel senso che questo vale un po' per tutto. Questi sono esercizi che per necessità si concentrano sugli aspetti più noti, più quantificabili. Un aspetto, quindi un impatto di salute, ad esempio, ne parlava la dottoressa Raciopi, legato a aspetti meno quantificabili, qualità della vita essenzialmente, si parla nel nostro rapporto, parliamo di verde pubblico, accesso a spazi verdi, qualità nella gestione del ciclo dei rifiuti, sono cose che è difficile quantificare in termini di salute, sono molto importanti per tutti e a maggior ragione sono difficili da quantificare in termini economici. Se i risultati sono in linea con altri, se ho capito la domanda, con altre realtà industriali. Industriali, in linea non lo so, chiaramente le realtà industriali sono molto variegate, una realtà industriale come Taranto è piuttosto, fa storia a sé, non dico che sia unica, ma insomma è uno degli impianti più di acciaio più grandi d'Europa, quindi indubbiamente ci aiuta molto lo studio Sentieri, che ormai da 20 o più anni, non so, segue tutti gli impianti, tutti i SIN, e fra i SIN ci sono diverse realtà industriali di grande importanza, e consente un confronto, ed è utile mettere questi risultati nel contesto. Quindi che siano in linea non è neanche da attendersi, perché sono impianti comunque diversi, ma almeno abbiamo un quadro molto utile per capire il contesto. E devo anche sottolineare che è una risorsa che non tutti i paesi d'Europa hanno, quindi una valutazione costante, un monitoraggio epidemiologico come fa Sentieri è una risorsa veramente preziosa, che anzi ai tempi dell'OMS insomma abbiamo cercato e in qualche misura anche siamo riusciti a promuovere in altri paesi europei. Grazie.
C'è un'altra domanda. In questi giorni si è accennato che il Ministero della Transizione Ecologica ha chiesto al Ministero della Salute di analizzare osservazioni commissionate dall'ex Ilva. E questo studio che valida la metodologia della VDS, lo si può considerare vidimato dall'OMS e quindi avvalorare in tutto la VDS? Su questo vi siete insomma in qualche modo già espressi, ma comunque non so, Marco, dottor Martuzzi, se vuole rispondere anche alla domanda, se va nella direzione di avvalorare la valutazione del danno sanitario. La domanda mi sembra che riguardi il Ministero della Salute, approfitterei della presenza del dottor Rossi, non che lo voglio scaricare il marito. Tornando un attimo al punto, ne parlava anche il Presidente. Noi all'OMS, Quini, Istituto e Ministero, lo sforzo è quello di applicare le metodologie più solide, ci riferiamo alla letteratura internazionale, alle evidenze consolidate che vengono da un consenso scientifico allargato. Quindi, voglio dire, il nostro alveo è quello e non ci sono veramente discussioni su questo. Poi le discussioni tecnico-scientifiche, certo, vanno avanti, a volte con contrasti, ma insomma fa parte della natura delle cose. Comunque mi fermo. Perfetto. Bene, non ci sono altre domande, quindi possiamo considerare chiusa la conferenza stampa. Grazie a tutti per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima occasione per continuare a proseguire il lavoro già iniziato. Grazie all'Organizzazione Mondiale della Sanità, grazie all'Istituto Superiore di Sanità. Grazie a tutti e davvero buongiorno, buona prosecuzione di giornata. Grazie a tutti. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, buongiorno. Grazie, arrivederci.